Professor Ferrarotti, l'Associazione Libera in questi ultimi tempi si è sempre più occupata del problema della corruzione, anche con campagne specifiche come Riparte il futuro e Illuminiamo la salute. Lei che cosa ne pensa? Associazioni come Libera, associazioni in altre parole che affermino la democrazia non solo a parole, ma come profonda convinzione morale di eguaglianza di tutto di fronte alla legge, che la legge ha senso in quanto è uguale per tutti e a tutti si applica, sono fondamentali, sono associazioni che dovrebbero in qualche modo addirittura radicarsi profondamente, come già in parte lo sono, nel territorio, arrivare cioè alle radici del comportamento degli individui. Perché? Nel caso dell'Italia non mancano le prediche più o meno felici, più o meno retoriche, le esortazioni, le condanne della corruzione, della, diciamo, privatizzazione dei beni pubblici e in generale, diciamo, del favore concesso ai propri interessi individuali, privati, personali contro l'interesse pubblico. Addirittura un'associazione come Libera dovrebbe, soprattutto nella lotta contro tutte le corruzioni, da quelle, faccio un esempio che può sembrare banale, da quelle dei concorsi universitari fino agli appalti, fino, diciamo, alle corruzioni quotidiane, vero? Per esempio cancellare una multa oppure infliggerne una che non era dovuta. Benissimo, tutto questo va riportato però alla, diciamo, al fondamento, all'origine di tutto questo, da dove nasce la corruzione italiana, nel nostro caso, ma non solo italiana ovviamente, nasce da un concetto e da una pratica inadeguati del potere e soprattutto nasce da una confusione che gli stessi scienziati della politica, i politologi e i sociologi hanno spesso commesso, in cui sono molto spesso caduti. Primo, un conto è il potere come appannaggio personale passivo, vale a dire l'idea di potere come possibilità di aumentare contro l'interesse degli altri i propri interessi, il proprio benessere, la propria situazione di privilegio relativo. L'altra concezione del potere invece è il potere come funzione razionale, collettiva, cioè il potere come servizio alla comunità. Ma questo non basta, bisogna capire che non c'è solo il potere. Il potere cos'è? Il potere è la capacità, la facoltà di piegare altri al proprio disegno. Non c'è solo questo. Accanto al potere, stiamo attenti, non confondiamo il potere con l'autorità. L'autorità deriva dal latino augere, crescere, far crescere, allevare. L'autorità è necessaria, è fondamentale. Altrimenti c'è il disorientamento, lo smarrimento, il non sapere dove andare. Quando un genitore, i genitori, padre e madre, oggi credono di essere molto democratici, progressisti, avanzati, perché lasciano fare ai propri figli tutto quello che vogliono, non hanno la testa aperta, hanno solo il cervello vuoto, perché i giovani chiedono, pretendono giustamente di avere un orientamento, una direzione, sapere. I giovani hanno una riserva ideale di energia da dedicare a una causa. Dov'è lo scopo, la causa? Non basta andare in giro, non basta il motorino, non basta il cellulare, non basta il palmare, non basta il piccolo diciamo, computer, il computerino, no, né il telefonino. Questi sono strumenti. Non sono il valore, bisogna dare un valore finale a cui lo strumento si lega. Quindi il potere schiaccia, l'autorità fa crescere, non solo. Ma quando noi finalmente abbiamo compreso la necessità dell'orientamento, attenzione, ancora una distinzione, un conto è l'autorità autoritaria, altra cosa è l'autorità autorevole, l'autorevolezza. In Italia c'è l'autorità, ci sono le autorità
In una ricerca di molti anni fa da me condotta sul potere in Italia, si confondeva potere e autorità con le autorità. C'è una personalizzazione estrema del potere. Ci sono interi partiti politici che vengono trattati e si comportano come fossero proprietà privata di un grande capo. No, sbagliato. L'autorità ha da essere autorevole e non autoritaria. Un'autorità non proprietaria, ma al servizio. L'autorità deve far crescere, deve rispettare. Altrimenti è terribile. Altrimenti noi possiamo avere una situazione democratica, una rappresentanza politica democratica ineccepibile dal punto di vista formale. Ma questa rappresentanza, mancando la sintonia, il servizio alla comunità, non è rappresentativa. E quando la rappresentanza pseudo-democratica, cioè democratica solo formalmente, non è sostanzialmente rappresentativa, cosa accade? Scade nella rappresentazione. Rappresentanza non rappresentativa, rappresentazione, teatrino della politica, vincono i buffoni, i comici, vince l'emozione pura, l'emotività sul ragionamento, vince il lazzo, vince il sopruso. Vince la corruzione orrenda, la caricatura della democrazia in nome della stessa democrazia.